E quindi, com'è Freaks Out di Gabriele Mainetti? Prima di raccontarvelo, ricordate di iscrivervi al nostro canale, attivando anche la campanella degli avvisi. Dopo tanta attesa, Gabriele Mainetti mostra al Lido di Venezia Freaks Out, il suo secondo film. Si parte dalla vita dura ed errante del circo Mezzo Piotta, guidato dall'esperto e sornione Israel. Con il suo carrozzone gira per tutta l'Italia portando in mezzo al pubblico i suoi fenomeni, perché magici e non del tutto normali, i suoi componenti lo sono sul serio. A cominciare da Cencio, che ha la capacità di comandare gli insetti, mentre Mario lo fa con i metalli. Diverso invece è Fulvio, che appare come un caso disperato di irsutismo, ma che è anche dotato di una forza prodigiosa. Poi c'è Matilde, la più timida e fragile, legata all'energia elettrica in modi misteriosi. Le cose andrebbero benissimo per il circo se non ci si mettesse di mezzo la guerra. È infatti il 1943. L'invasione alleata sospinge verso la capitale i nazisti, assieme a profughi e disperati d'ogni sorta. In mezzo a tutto questo, un solitario e folle ufficiale, Franz, si metterà di traverso con le esistenze dei componenti del circo. L'impasto narrativo di Freaks Out è davvero denso. Tanti personaggi e sviluppi condensati in 2 ore e 20 di durata. Un minutaggio imponente, sorretto però da un montaggio che non fa sentire il peso di una produzione considerevole. Il risultato finale è un gustoso cocktail che in serie unisce storia vera, fantasy e azione. Freaks Out è quindi un film molto vicino al cinecomic, al war movie dissacrante alla Castellari e Tarantino. Freaks Out si nutre del nostro immaginario, recupera le graphic novel e la pop culture di massa degli ultimi 40 anni. Mainetti ha l'audacia di unire le gesta di una sorta di X-Men ante litteram con una cornice storica ben definita che diventa coprotagonista del racconto. Si parla dell'orrore della guerra, connettendolo al tema del razzismo, che ha in particolare nel personaggio di Santa Maria il simbolo più forte. L'inizio è folgorante, si collega allo sceneggiato della Rai dei bei tempi, alla commedia dell'arte, per poi assalirci con il paese dilaniato dal conflitto. Un quadro oscuro, accentuato dal dramma del personaggio di Matilde, a cui la giovinazzo dona fragilità e mistero in modo molto efficace. Mainetti però, al tempo stesso smorza la cruda realtà storica grazie ai siparietti comici di Castellitto. Un film di genere che omaggia i grandi maestri che furono, come Martino, il già citato Castellari, e poi Fulci, Lenzi, Margheriti. Con l'ingresso in scena del mefistofelico villain ci si trova a contatto con la dimensione propria di un Wolfenstein. Questa è una storia di mostri e deformi, ribelli contro la normalità di un mondo impazzito, ma è soprattutto una grande avventura dentro una Roma e un'Italia in cui vi è la componente della fiaba oscura. Dal punto di vista visivo, in particolare nelle scene di combattimento, Freaks Out è grandioso. Recupera la magniloquenza del fumetto supereroistico americano Marvel DC e tenta anche di citare la regia esagerata e sopra le righe degli anime e manga Battle Shonen. Vi è però anche spazio per Tim Burton, per la sua dimensione di oscurità affascinante e gotica. Forse troppa carne al fuoco? Ecco il vero difetto di questo film, che ha molta energia e audacia, ma anche tantissime anime, svolte narrative, finali, con il rischio di sentirsi esausti. Un problema che gli si perdona volentieri, vista la sua unicità nel panorama cinematografico italiano recente. Certo, forse il risultato finale poteva essere alleggerito, ma nonostante questo, Freaks Out è un film coerente, che merita di essere visto. Ora però tocca a voi. Quanto aspettate questo film? Andrete a vederlo in sala? Fatecelo sapere nello spazio dei commenti.